non è che tutti i test sono fatti così, ok? Il test che adesso andiamo a vedere, a parte che non è un test, cioè il Thinking Skill Assessment è una tipologia di esercizio che viene rinnovato ogni anno, cioè ogni anno quando Cambridge, Oxford, eccetera, eccetera, fanno le selezioni preliminari, questi qua si inventano una nuova cinquantina di esercizi che sono sempre strutturati in un certo modo. Non sono esercizi assolutamente come adesso li vedrete fra un attimo, non è nulla di esoterico, sono dei brevi test argomentativi tipicamente. E in realtà il Thinking Skill Assessment contiene sia una sezione di critical thinking, che è ragionamento critico, che riguarda appunto test verbali, sia una sezione cosiddetta di problem solving, che riguarda invece tipicamente problemi con numeri, percentuali, dati, così via. Noi qua ci concentriamo solo sul critical thinking, ma anche l'altra non è fatta in maniera orribile, però rimaniamo su questo. Gli argomenti sono espressi testualmente, ci sono sette tipi di esercizi, che vi farò vedere fra un attimo, a risposta pubblica, cioè ci sono cinque opzioni. Tu sai che una di queste è quella giusta o in alcuni casi maggiormente giusta, cioè il testo esplicita questa cosa, okay? Quella che si avvicina di qua. La cosa interessante è che sia un tempo limitato, c'è cioè una pressione temporale, ci sono meno di 2 minuti per ogni esercizio. Chiaramente uno quando adatta questa cosa con test diversi può tranquillamente rilassare questo video, infatti quando ti propongo di usare. Una domanda rispetto a questo, perché è la stessa cosa che viene fatta, sembrerebbe adesso nelle iscrizioni alle università, i test di iscrizione all'università, medicina, veterinaria, per altri. Questo discorso del tempo per gli esercizi, nel senso che io poi sento i ragazzi che mi dicono, ma se io avessi un goccino di tempo, cioè, ci potrei anche ragionare sopra, invece che questa limitatezza di tempo mi fa sì che devo andare per forza così veloce, così, e abbandonare e se non riesco a rispondere subito e poi ritornare alla fine sugli esercizi, che poi è una cosa che cioè, se uno si fa 20 esercizi e 15 si sente che li deve abbandonare, l'ansia aumenta fortissimamente. Sì. E poi ci arriverebbero anche allora su quello ci arrivi, adesso te parliamo, per quello è interessante. Allora c'è una domanda molto giusta ed una risposta particolata. Innanzitutto, nel momento in cui si usano questi esercizi per fare formazione, è assolutamente sacrosanto, anzi essenziale da tutte, perché la formazione tu non la fai semplicemente dicendo ah è giusto questo, è sbagliato quell'altro, la fai invece proprio nel processo di ragionamento dei ragazzi e ci devono avere tutto il tempo che gli serve. Non un tempo illimitato semplicemente perché se no non conosciamo, però assolutamente sì. La ragione però invece è falso, empiricamente dimostrato che è falso, che se hanno più tempo danno più risposte corrette, non è così. Cioè ci pensano di più e poi la percezione di errore è esattamente la stessa. Okay? Questo non deve essere visto come un messaggio diciamo di disperazione, perché non lo è. Vuol solo dire che, allora fammelo dire un po' meglio così si capisce meglio il dato, se tu dai più tempo all'individuo per fare i suoi esercizi, la performance non migliora. Questo è stato misurato, un po' sperimentato. Se tu dai a un gruppo più tempo per ragionare sull'esercizio, se quel gruppo funziona in maniera adeguata, non vuol dire cose magiche, vuol dire tutti si sentono liberi di esprimere la propria opinione, cioè rispetto reciproco per la posizione altrui, e c'è come dire, un discorso che procede più per articolazione razionale e meno per lo retta lui perché è più figo, è più figa della classe, ok? Cioè non ci sono, come dire, le ragioni che vengono soppesate per il merito delle ragioni, non perché l'ha detto Tizio Caio. Ecco, a queste condizioni invece dare più tempo a un gruppo migliora come la performance, ok? Tant'è vero che alcuni sostengono in maniera molto forte l'idea che la dimensione sociale nell'ambito di questa competenza sia essenziale, cioè uno dei grossi problemi, secondo una scuola di pensiero che sta crescendo in importanza, è che troppo si è tentato di allenare queste capacità in isolamento, come se fossero patrimonio dell'individuo che ha questa immagine molto cartesiana del pensatore isolato, perché proprio cartesio, tutte le volte c'è una cosa da mugnare, cioè si prende con cartesio, ma comunque ci siamo capiti, cioè questa idea della no, il ragionamento è una roba interna che uso io per correggere le intuizioni sbagliate. Tutta la ricerca psicologica, una buona parte della ricerca sul ragionamento in psicologia negli ultimi 30 anni dimostra che se tu ci pensi e continui a pensarci per fare tu, più delle volte non fai altro che rinforzare le tue intuizioni sbagliate piuttosto che correggere. Se sono sbagliate, se sono giuste, non fai giusto fino a subito. Invece il gruppo, a certe condizioni, il gruppo non è una panacea, deve avere certe caratteristiche, ha effettivamente un effetto di miglioramento. Quindi la risposta è questa. Ora poi se tu mi stai chiedendo ma perché nelle procedure di selezione mi metti questo vincolo temporale, lì le ragioni sono prevalentemente pratiche, un po' perché appunto
dobbiamo dare la mossa a questa selezione, e un po' perché in realtà ti dico che io voglio misurare la tua capacità di ragionamento, ma in realtà voglio anche misurare se tu sei un attimo sveglia, ok? Perché la cosa tipica di questi test è che tu spendi ore e ore a dire agli studenti: ragazzi, è la risposta chiusa e non c'è una penalità, lo dico anche voi perché ho detto anche a voi, non c'è una penalità se sbagliate. Quindi, se non avete tempo, scrivete delle lettere dai a caso, perché in quel modo avete perlomeno il 20% di farcela, e subito io lo vedo che ti tutti ti ribelli a questa cosa e dici: no, io non voglio dare la risposta ad agio, perché, però invece è proprio quello che non voglio sollecitare. Se devi passare un test, no, ma io l'ho visto succedere, io ho visto degli studenti che non ce la fanno, arrivano lì col foglio che per metà è chiaro, che dico: ma scusa, ma cioè, no, perché no? No, non so cosa, non so, se no, perché non so se è chiaro. In bianco vuol dire sicuramente sbagliato, ma lettera a casaccio vuol dire 20% di aver fatto giusto. Se ti stai giocando un posto all'università, forse è il caso che la capisci. Cioè, però la domanda è questa. E quindi scusami, è parte di questa, come dire, capacità pratica di arrangiarsi, è parte di quello che vogliono testare. Okay. Okay? Però il test che tu fai, cioè nel momento in cui sei testato, invece l'allenamento, il gruppo, eccetera, sono due cose diverse. Si usano gli stessi materiali, ma vanno affrontati in maniera diversa. Però si usano gli stessi materiali, cioè si possono usare gli stessi materiali, si possono anche usare materiali diversi. Dipende, anche lì. La LUIS, l'università con cui lavoriamo, tende ad avere un obiettivo anche pratico, cioè vuole che noi abbiamo un obiettivo olimpico che vogliamo con questi ragionamenti. Allora non gliene frega niente, che ragionamenti gli interessa che siamo più bravi a fare i test quando escono all'università. Quindi per loro l'articolo del test andrebbe benissimo, a noi non c'entra niente fare l'articolo del test. Usiamo questo tipo di materiali perché, come cercherò di spiegarvi, appunto, sono buoni materiali nel senso che vanno a allenare, a stimolare abilità di base che sono utili anche in tutto il contesto. Adesso spiego subito cosa intendo per abilità di base. Ah, una cosa importante, questo a voi sicuramente risulta ovvio, ma agli studenti è sempre da ribadire: uno dei grandi ostacoli è fargli capire che gli viene chiesto di analizzare argomenti, cioè rapporti fra premesse e conclusioni, non opinioni. Non me ne frega niente che sei d'accordo con l'argomento, ma proprio niente, niente, niente. Che ti piace la conclusione, non ti piace la conclusione, credi nelle premesse, non credi. No, ti chiedo, se le premesse sono vere, la conclusione è vera, è più probabile, è più accettabile. Questo ti sto chiedendo, non ti sto chiedendo che ne pensi di questa faccenda, non ti sto neanche chiedendo qual è la cosa più importante che c'è scritta, però magari la cosa più importante, per esempio, da un punto di vista etico, è l'enunciazione di un principio che non c'entra niente con la comunicazione. Quindi questa cosa qua è già difficile farla capire, perché tutti noi abbiamo una tendenza a farci influenzare dai nostri interessi personali. Un ragazzino, se gli parli, se lo fai ragionare sulla sua squadra del cuore, genio eticamente. Se gli fai fare lo stesso ragionamento su trigonometria, più delle volte non capisce da che parte sta girando il mondo, ma non è perché è stupido, perché non sta investendo un decimo delle risorse cognitive che dirige da un'altra parte in quella direzione. E l'altra cosa, non bisogna farsi, diciamo, fuorviare dalle proprie convinzioni personali. Quindi vabbè, la domanda non è se sei d'accordo, ma è una domanda condizionale. Vediamo molto rapidamente i concetti di base qua, e vi dico cose veramente banali, ma perché questo è il livello di banalità che si cerca di, come dire, trasmettere a... Anche perché vedrete, questi sono i blocchettini della Lego, sono pezzi semplici, ma poi metterli insieme non è così banale anche per persone competenti e istruite. L'argomento, dando una definizione molto generale, sono delle ragioni, che si sa chiamare premesse, che vengono fornite a sostegno della conclusione. L'argomento è valido se e solo se la conclusione segue dalle premesse. Cosa vuol dire segue? Cosa vuol dire segue? Dipende dal criterio di validità che comprate. Se comprate un criterio di validità molto forte, una validità deduttiva, quando le premesse sono vere, la conclusione deve essere vera. Se vi accontentate, come tipicamente si fa in questi test, di un criterio di validità più rilassato, occorre comunque che accettare delle premesse renda la conclusione significativamente più probabile. Ok? Importante, negli esercizi viene sempre richiesto di trattare le ragioni fornite dal testo, le premesse, come se fossero vere. Di nuovo, non ti chiedo se sei d'accordo con me, ti dico, immagina che questo sia vero. Che cosa segue? Esempio stupido: Gina partecipa sempre alle riunioni oppure mando un sostituto. Sappiamo che oggi purtroppo non riuscirà a venire, quindi ci aspettiamo che arrivi il suo sostituto. Analisi banale, abbiamo due premesse,
A o B, Gina partecipa oppure manda un sostituto, non ha, Gina non verrà, conclusione, arriverà un sostituto, non si deve ok? Nulla di misterioso, abbastanza lineare. Il fatto che le premesse siano vere o meno non ci interessa, ci interessa che se queste sono vere, questa è una città, ok? Ecco, queste sono tutte precisazioni che ci tocca sempre fare con gli studenti. Valido non significa interessante o chiaro. Esempio, i politici italiani devono mostrarsi più attenti al bene del paese, oppure il malcontento popolare raggiungerà livelli di guardia. Purtroppo non sembrano proprio intenzionati a cambiare il registro. La conclusione che questo argomento suggerisce è il fatto che il malcontento salirà decisamente. Ora, questo è un argomento che, di nuovo, sul logismo disgiuntivo, su qualcosa di ragionevolmente interessante espresso in maniera estremamente chiara. Confrontatelo con questo. Dopo decenni di studi, la comunità scientifica è certa che il buscoceglio può solo essere un polimero maleabile bipolare oppure un pseudometallo cromato bivalente. Per uno studio approfondito condotto all'Università di Zagabria dal professor Tom Burger e dalla dottoressa Sasha Barra, hanno ripetuto i tentativi di mostrare la natura pseudometallica del buscoceglio sono sempre falliti. Se non vi siete addormentati intorno alla terza riga, potreste aver notato una struttura esattamente la stessa. Se non che questo è convoluto, appena inciso per quelli di voi che sono fan di della serie di film Amici miei, questo è quello che Tognazzi chiamava una supercazzola. Sì. Ok? Cioè il buscoceglio non esiste, sono diventato chiamato bivalente non vuol dire niente, sono parole in libertà, ma non importa, perché la struttura rimane esattamente quella dell'esempio di partenza. Perché se voi provate a sottoporre questo a degli studenti, anche di università rispetto a quell'altro, vi fanno molti, hanno molte difficoltà con questo. Semplicemente perché è noioso come la morte ed è poco chiaro, ok? Ma la struttura argomentativa è la stessa. Una delle abilità di ragionamento che si vogliono allenare è la pazienza. Sembra strano, ma la pazienza è un'abilità, o se preferite, un presupposto delle capacità di ragionamento. Ti devi mettere lì, metterti in anima in pace e dire aspetta che faccio questo esercizio penitenziale di capire cosa c'è scritto anche se manco a mia morte. Questa è una delle difficoltà maggiori. Sì, no, è una delle difficoltà maggiori. Tutto è subito. Altro problema un po' più politicamente corretto. Valido non significa simpatico, ci possono essere degli argomenti orribili che sono validi. Esempio, se l'omosessualità fosse naturale, la maggior parte delle persone avrebbe rapporti omosessuali, ma è evidente che gli omosessuali sono una minoranza, quindi loro ritengono che i sessuali sono innaturali. Questo è un argomento assolutamente valido che si basa sulla premessa palesemente falsa, ok? E cioè il fatto che tutto ciò che è naturale lo deve fare la maggior parte degli individui, ma quando mai? Cioè, per gli occhi azzurri mi permetterete che è naturale, ma non c'è mica la maggior parte degli individui. Che cavolo di premessa è? È una premessa falsa, ma se voi accettaste quella premessa come vera, la seconda premessa, il fatto che non si sono una minoranza, direi plausibilmente vera, a quel punto la conclusione segue è una meraviglia. L'argomento è valido, ma il fatto che un argomento sia valido non vuol dire che lo devi comprare. Te lo compri solo se accetti anche le premesse. A misura che una premessa non è accettabile, puoi tranquillamente riconoscere la verità dell'argomento senza accettare la conclusione. Ok? Ecco, questa cosa bisogna farla capire, perché altrimenti tutto quello che non mi piace, tutto quello che non accetto, tutto quello che è contrario alle mie inclinazioni lo confondo per qualcosa di invalido. E questo non è il modo in cui funziona la ragione. E poi naturalmente valido non significa neppure vero, ci possono essere interi argomenti validi di cui non so bene né le premesse né conclusioni. Per esempio a Casaccio, se fossi un mago per curare la fauna del mondo, ora sarei diventato un mago, quindi per essere solo soffrire qui fa tutta la roba, tipo le fanti rosa che volano, però da un punto di vista formale questa è una banale applicazione di un modus ponens. Se A allora B, A, quindi B, non ci piove. Però, ok? Va bene, ecco, alla luce di questo, può essere utile per esempio focalizzarsi su come non trovare la conclusione, perché una delle cose più banali, ma anche più fondamentali nell'analisi di un testo per tirarne fuori la struttura argomentativa è capire qual è la cosiddetta conclusione della conclusione, in particolare la conclusione principale, poi ce ne possono essere molti intermedi. Ora, a volte siamo fortunati e viene indicata linguisticamente, ci sono parole, ovviamente sono indicate la conclusione di dunque, quindi allora segue, eccetera. Però intanto possono anche non esserci. Secondo, possono anche esserci per indicare una conclusione intermedia, non la conclusione principale, quindi non bastano come segnali e possono anche indurre in errore. Ovviamente l'ordine delle frasi non è un criterio utile, non è che la conclusione arriva sempre alla fine, sempre all'inizio, sempre in mezzo, può arrivare in qualunque punto della frase, esempi banali li trovate qua. Quindi, in sostanza, quello che, su cui va tirata l'attenzione è il fatto che qualunque sia la struttura linguistica superficiale della frase, identificare la conclusione è un processo semantico, cioè bisogna capire cosa vuol dire quel testo, non basta vedere l'ordine in cui sono messe le frasi o che
indicatori linguistici vengono dati. Va bene, altro punto essenziale, scusate, vi faccio questo breve, diciamo, carrellata, perché poi sono i concetti che troverete nel test che sperimenterete. Assunzioni implicite, altro elemento fondamentale per la ricostruzione dell'argomento, spesso e volentieri in testo argomentativo ci sono delle premesse necessarie che vengono lasciate non dette, ci sono degli esercizi che si focalizzano proprio su questo, esempio banale, Anna aveva poche speranze di cavarselo, su Polanco con le sue spalle, in questo semplicissimo argomento la conclusione è il fatto che Anna aveva poche speranze di cavarsela, una ragione ci viene data, cioè il fatto che ha un grosso Polanco alle sue spalle. Il motivo per cui questa premessa è pertinente per la conclusione è il fatto che gli orsi polari sono animali pericolosi. In assenza di questa assunzione, il fatto che lei abbia le spalle con la farinella è rilevante. Esempio, hanno ben poche speranze di cavarsi e con il dietro Pasquale proprio le sue spalle. Non funziona ovviamente perché... A meno che non sia lo zoppero. Sì, anche questa, insomma, esatto, un po' di sofisticazione. In quel caso dovrete pure dire che i coniglietti pasquali sono pericolosi. Allora prendo per esattamente, in quel caso c'è comunque una assunzione implicita, cioè che i coniglietti pasquali sono pericolosi, che però sappiamo essere falsa, per cui non accettiamo la confusione. Ora, questo è un punto di nuovo interessante. Nella maggior parte dei casi, ciò che noi lasciamo implicito, lo lasciamo implicito per ragioni del tutto comprensibili e condivisibili. In questo caso, per esempio, perché è conoscenza comune, non è che c'è bisogno pesantemente di dire perché gli orsi polari sono molto pericolosi, lo sappiamo e si va oltre, ok? E questa è la ragione per cui spesso le nostre argomentazioni sono ellittiche, una volta si usano parole intimimi. Ora, il punto è che però questo meccanismo dell'implicito, come sapete benissimo, può anche spesso essere usato in maniera strumentale. Cioè ti lascio asciutta un'assunzione perché voglio che tu te la compri senza rifletterci troppo, ma in realtà non è un'assunzione pacifica, è un'assunzione controversa. Vedrete negli esercizi alcuni esempi di questo tipo. Riassumendo, le ragioni dette anche premesse, scusate, sono i fatti, i fattori presentati a supporto alla conclusione. E conclusione è ciò che l'argomento deve dimostrare, fondando la ragione a supporto. L'assunzione è una parte dell'argomento che non viene specialmente menzionata ma è essenziale per far funzionare l'argomento. E poi abbiamo questa opposizione tra validità e non validità, quasi fornisco la nozione probabilistica per più generale. Un argomento valido se la conclusione diventa significativamente più probabile, assumendo tutte le premesse siano vere, è sempre condizionale, anche con la probabilistica. Se le premesse sono vere, allora la conclusione segue, magari non in maniera assolutamente certa, ma in maniera significativamente probabile. L'argomento non valido quando questo non avviene. Ora, ve l'ho ridotta in questi componenti veramente minimali, banali, semplici, per farvi vedere che appunto non stiamo parlando di concetti particolarmente astrusi. Cioè, direi che almeno dalla quarta elementare in avanti si possono tranquillamente presentare. Io personalmente avrei anche l'ambizione di riuscire a trovare un modo di presentarli prima, però questo è, diciamo, il quadro concettuale. Sulla base di questo, il DSA articola 7 tipologie di esercizi, che sono queste. In alcuni esercizi si chiede di individuare la conclusione principale nel testo, cioè c'è un testo argomentativo e la domanda è quale delle seguenti opzioni meglio rappresenta la conclusione principale del testo, ok? Quindi è già nel testo. Un'altra tipologia di esercizi simile ma non identica chiede di indicare la conclusione che si può trarre dal testo, quindi in quel caso la conclusione non è nel testo ma è suggerita e supportata dal testo. Poi ci sono gli esercizi in cui si chiede di identificare un'assunzione implicita in un argomento, ok? Nel quale se questi non presentano un'assunzione, se sì, viene dato un testo. No, no, non è lo stesso testo. Ogni esercizio è un testo. Sarebbe stato lo stesso. Sì, esattamente. Poi, questi, ecco, i quarti, questi sono particolarmente rognosi. Si chiede di valutare l'impatto di premesse aggiuntive, cioè la domanda è, dato un argomento di partenza, quale delle seguenti frasi, se fosse vera, maggiormente indebolirebbe esercizi oppure rafforzerebbe l'argomento precedente, ok? Questo è un esercizio controfattuale in cui si dice ok, immagina che ora sia vera anche quest'altra cosa, in che misura indebolisce o rafforza l'argomento? Queste sono di solito abbastanza non facili. In alcuni casi si dice esplicitamente che c'è un errore nel ragionamento di partenza e si chiede di individuarlo. Guarda le seguenti frasi, meglio rappresenta l'errore contenuto nel testo di partenza. E poi individuare esercizi riguardano individuare argomenti simili da un punto di vista strutturale, cioè argomenti che hanno la stessa struttura dell'argomento di partenza, per esempio, che ne so, applico un modus ponens in entrambi i casi, faccio per dire,
E l'ultimo invece, leggermente diverso, chiede di individuare argomenti che applicano lo stesso principio generale applicato all'argomento di partenza. Il principio generale può essere una cosa tipo ciascuno paga per sé, oppure ciascuno è responsabile delle disgrazie che dipendono dalla sua trascuratezza. Ok? Viene dato l'argomento iniziale in cui questo principio viene esemplificato e si chiede di individuare quale di altri argomenti viene utilizzato lo stesso principio. Ok? Sono questi sette. Ci sono solo degli esercizi di questi sette tipi nel TSA. Come vi dicevo, è un test a risposta chiusa senza penalità per errore, quindi dal punto di vista strategico è meglio rispondere a tutto, persino di pensare. E poi, naturalmente, questo piccolo trucco, non so quanti lo facciano, però di solito è meglio. Vedrete che graficamente c'è il testo dell'argomento, la domanda e le cinque opzioni di risposta. È molto meglio leggere prima la domanda e poi il testo, perché in questo modo si legge il testo sapendo già quello che sta cercando. Ok, però questo rientra nella categoria tutti. Quindi questo è il test ai ragazzi, mi hai detto, quando è il testo. Ma dipende, a voi ve l'ho detto, quindi lo diremo anche a loro. No, allora, questo come vedete, presentato, diciamo, nella sua. Esatto, presentato nella sua ossatura è una roba molto semplice. Adesso mi saprete dire, non molti lo trovano semplicissimo, comunque. Adesso è venuto il momento magico in cui provate a farlo. Dovreste essere a metà o oltre. Siamo? Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, spero sia ovvio, però alla fine di sottolinearla anche con i vostri studenti quando poi farete queste cose con loro. Nulla di tutto questo misura l'intelligenza, questo misura semplicemente delle competenze su una tipologia molto specifica di esercizio. Come avete visto, si ha a che fare con testi verbali, quindi c'è una componente di competenza linguistica, come abbiamo detto c'è una componente anche di pazienza, c'è una componente, come abbiamo visto, di pressione temporale, perché appunto parte dalla difficoltà è il fatto che, soprattutto rispetto a certi stili cognitivi, cioè persone che hanno certe strategie più analitiche, per cui mi leggo tutto, voglio leggere tutte le risposte, voglio valutarle una ad una, questo richiede più tempo e questo può penalizzare rispetto a cose più olistiche, tipo ok, leggo la domanda, la risposta secondo me è questa, vado a cercare la risposta per le 5, ignoro tutto il resto, ok? Questo ti chiede. Quindi nulla di tutto questo è di per se stesso misura di intelligenza, né vuole esserlo, questo è un punto abbastanza importante. Ecco, la cosa da fare in casa in realtà è abbastanza simile, e semplificato ovviamente dal punto di vista linguistico. In realtà io quest'anno, questo test che avete fatto, ho dovuto rifare ex novo, perché c'era almeno una persona, e forse più di una persona, che in realtà erano già state in questi corsi anche. Anche io. Sì, perché l'ho lei ricordava. Comunque c'erano un paio di infiltrati che stavano tornando, no? E quindi non potevo far rifare il test dell'altra volta, non aveva avuto senso, quindi l'abbiamo cambiato. Quello che fanno i vostri studenti invece è la versione semplificata di quello che hanno fatto i vostri colleghi nel 2015 e 2014. Cosa vuol dire semplificata? Innanzitutto che viene resa più accessibile per il linguaggio e per tematiche, vi farò vedere un paio di esempi fra un attimo. In secondo luogo gli si dà più tempo, perché come avete visto c'è un problema di tempo e soprattutto per studenti che magari appunto per cui la lettura non è una cosa veloce come può essere per noi, richiede più tempo significa ovviamente più tempo, anche 30-40 minuti. Si semplifica anche il lessico che si utilizza, perché io vi suggerirei di utilizzare ragionamento al posto di argomento, perché è meno ambiguo, e premessa nascosta al posto di assunzione. Non perché non siamo in grado di capire cosa è un'assunzione, ma perché l'assunzione aggiunge un termine tecnico che poi viene spiegato come premessa nascosta, parlando di premessa nascosta è molto più intuitivo. Io poi su questo vi ho preparato dei materiali che vi invio, è una pagina di niente di che, però è un breve testo che vi suggerirei o di dare proprio agli studenti di discutere con loro prima di fare l'esercizio, una specie di come voglia delle cose di base da sapere su questo, oppure spiegargli loro come quello. Ecco, onestamente non è che c'è un formato che ciascuno lo fa come ritiene adatto per la sua classe. E un paio di esempi di cosa vuol dire semplificazione. Questo è il test dell'anno scorso, quindi voi questi esercizi non li avete fatti, però per esempio l'anno scorso vi faccio un esempio, la terza domanda per i docenti era questa: l'entrata nella Comunità Europea ha consentito il mantenimento della crescita economica e della stabilità politica dei paesi membri. Sarebbe auspicabile che i paesi dell'ex blocco orientale comunista diventassero altrettanto prosperi e stabili, quindi la Comunità Europea dovrebbe essere ampliata il più presto possibile
includendo più paesi del blocco orientale. Ora, se questa cosa completa una ragazza, per esempio, il quarto elementare, gli state creando tutta una serie di difficoltà che non sono necessarie al terzo, cioè i paesi del blocco orientale potrebbero semplicemente non sapere cosa sono, e non è interessante o utile farglielo sapere in questo contesto. Questa è la versione per studenti. La partecipazione al torneo regionale di calcio ha permesso alle squadre iscritte di continuare a migliorare il loro gioco e i rapporti di amicizia tra i giocatori. Sarebbe bene che anche le squadre di Arezzano, che finora non hanno partecipato al torneo regionale, diventassero altrettanto brave e felici di giocare insieme. Quindi gli organizzatori del torneo dovrebbero far iscrivere a più presto anche le squadre di Arezzano. Se vi prendete la briga di guardare la struttura è esattamente la stessa nei due argomenti, se qua semplicemente la si mette in termini più vicini alle esperienze di un qualsiasi studente. È ovvio che una liceo può tranquillamente farsi anche in versione paese dell'ex blocco, però ribadisco, non è rilevante il contenuto tematico. E qua vabbè, poi c'erano anche ragioni di correttezza politica, i docenti avevano questo esercizio. Non ve lo leggo tutto, comunque sostanzialmente la versione per i docenti parlava dei poteri afrodisiaci della polvere di corno di rinoceronte. Io credo che se provate ad affrontare il tema dei costruiti, non è che si scandalizzano, è che parte un casino e lo riprendete forse a fine della giornata. Quindi suggerivo una versione tipo, molti credono che la Coca-Cola aiuti a digerire, eccetera, eccetera, ok? Di nuovo, il gioco è molto semplice. Questi sono più semplici linguisticamente, ma la struttura logica è la stessa e le cinque opzioni di risposta che loro hanno, ovviamente adattandole al contesto diverso, sono le stesse, sia per i docenti che per gli studenti. Quest'anno non c'è questo, diciamo, match perfetto fra docenti e studenti, però abbiamo i dati degli anni scorsi, va bene così, tanto non è che si fa la gara anche più bravo fra docenti e studenti, era semplicemente per dargli qualcosa che fosse digeribile. A questo proposito mi sono reso conto, visto che state lavorando, di un punto che voglio verificare con voi. Alcuni di voi hanno studenti nelle proprie classi che hanno subito, avete ragione di pensare che abbiano subito violenze da adulti? Da parte di adulti? Da parte di adulti, ok, perché mi sono reso conto che c'è un esercizio che su questo può essere un po' sensibile. Chi ha questo tipo di esigenza me lo segnala, vi mando una versione modificata. Però io vi ho già stampato 20 copie di questo per cercare di ridurre il carico di fotocopie sulla vostra schiena. Però ve lo leggo, cioè l'esercizio numero 5 è: senza dubbio quello che ci insegna da piccoli influenza ciò che faremo da grandi. E fin qua, vabbè. Uno studio recente ha dimostrato che i figli di genitori violenti tendono a diventare a loro volta violenti da adulti. Se potessero impedire ai genitori di essere violenti verso i loro figli, potrebbe eliminare gran parte della violenza della nostra società. Come vedete, non è scabroso come ragionamento, però tocca un tema che potrebbe essere sensibile. Se alcuni di voi sanno che sta roba qua insomma è problematica per un loro studente, ve lo dicano e vi preparo una versione di questo esercizio modificata, tanto è il solito discorso, non è un problema. Io però i materiali ve li do, se qualcuno ha bisogno me lo dice e vi mando una versione modificata. Scusate, ma non mi racconta in mente questa. Ecco, questo tipo di attività, diciamo che per sua natura pensata per scuole medie superiori, ma l'abbiamo fatta con parecchie classi, quarte e quinte elementari, e non ho avuto nessun problema, anzi, se poi fra due settimane vedremo un po' di dati su questo tipo di risultati, inclusi anche i vostri risultati, però vi posso già anticipare che quelli di quinta e quarta se la cavavano esattamente come se la cavavano quelli di terza media. C'era nessun tipo di barriera. Francamente, prima può essere difficile per ragioni linguistiche, però di nuovo, se mi sembra che la classe si possa essere interessata, vi segue, volete comporglielo, traumi non è, cioè non è una cosa che, come dire, mio Dio, vanno a casa piangendo, quindi non vedete voi. Per introdurre l'attività basta un'ora per farlo, non è necessario, comunque so che avete un calendario piuttosto fitto. Ci sono varie opzioni su come introdurla. Quella che io consiglio è un'opzione soft. Cosa vuol dire? Che si introduce il tema nella prima parte dell'ora, e se volete usate il materiale che vi invierò, come dicevo, è semplicemente una versione semplificata di quello che noi abbiamo discusso prima di fare il test. Ve la farò avere in una modalità che loro, se volete, ne potete stampare, se la possono anche tenere sott'occhio, e semplicemente vi dà un attimo un paio di linee guida su come fare questo tipo di cose. Io personalmente consiglio questa modalità. C'è anche una modalità un po' più hard, cioè fate fare il test senza tanti preamboli, però gli date comunque il materiale come ausilio, cioè gli date tipo come facciamo un gioco, glielo sbattete lì,
C'è poi la modalità da sadici, cioè quello che può fare il test a tradimento senza né preparazione né supporto. Quello che volete, cioè nel senso, ciascuno conosce la sua classe, ci sono contesti in cui una modalità un po' straniante può anche essere più ragionevole. Cioè, come è stato fatto in tutti i modi, non capisco nessuno. Anzi, tipicamente la reazione degli studenti è di curiosità e di interesse, non di frustrazione. Quindi, anche perché gli studenti, a differenza di voi, allora, voi in particolare non lo so, ma molti vostri colleghi in passato, quando hanno fatto il test, avevano la sensazione di averlo fatto malissimo. Ok? Gli studenti di solito hanno la sensazione opposta. Ovviamente, se volete fare integrazioni o modifiche, sono benvenute. Se alcuni dei vostri studenti non ritenete che sia il caso che lo faccio, potete farmi fare qualcosa di alternativo durante quell'attività. Ovviamente, cioè, sono i vostri studenti, sapete voi quali sono i loro bisogni educativi, le loro reazioni. Quindi, adattate quello che volete. Quelli che ce la fanno, io devo farvi fare il test, però ripeto, si divertono, non è una cosa che crea problemi. Considerate che finora gli studenti l'hanno fatto circa 600 e rotti e appunto non abbiamo avuto... Vogliono fare a gruppi, pensi che sia sbagliato? E preferirei lo facessero individualmente, perché poi la successiva, la correzione è sempre fatta a gruppi, quindi è quello che vi proponevo. Però, cioè, se appunto, se ritenete che magari ci sono dei sottogruppi di studenti che è meglio che ce la dovessi, fate ce la dovessi. Diciamo che se si è un po' c'è un trade-off, c'è una tensione fra il tempo che hanno e il fatto di lavorare in gruppo. La lavorare in gruppo inevitabilmente allunga enormemente i tempi, perché comunque devi banalmente, ciascuno deve discutere quel tanto. Quindi intuitivamente mi verrebbe dire, suggerirei di farlo fare individualmente e poi di lavorarci in gruppo. Però rimane sovrana la vostra scelta. Ecco, io gli esercizi, considerate che questa roba arriva da Roma, quindi abbiate pazienza, non ho stampato di più, però me la sono dovuta carattare. E ve li ho già stampati. Li ho stampati abbastanza minuscoli, ma semplicemente perché in questo modo un foglio unico, lo piegate, diventa un libretto. Ce ne sono 20 per ciascuno, se ve ne servono di più io comunque vi manderò il PDF. Vi manderò sia il PDF della versione minuscola, sia il PDF della versione normale, come quella che avete fatto voi. Se per caso aveste mezzi, diciamo, particolarmente ricchi e volete stamparla più grossa, va benissimo. L'idea è che gli studenti facciano come avete fatto voi. Allora, per semplificarvi la vita, io penso già domani, quando vi scriverò, vi darò anche il link ad un modulo di Google che io creerò, in modo che voi, per inserire le risposte, anziché dover scrivervele su un file, mandarvele, che è una minata pazzesca, sia per voi che per me, avete una scheda dove ci sono 10 entrate, domanda 1, domanda 2, domanda 3, per ciascuna la mettete semplicemente con un click A, B, C, D e qualunque cosa abbia risposto al vostro studente. Ho fatto un po' di, siccome poi i miei dati arrivano come file Excel, io ho dei dati su quanto tempo ci vuole, in media i nostri colleghi ci hanno messo 20 minuti per inserire tutte le risposte della loro classe, ok? Perché per ogni risposta si inserisce o nome e cognome, o se non volete dare nome e cognome, metteteci quello che vi pare, il numero d'ore, quello che volete, basta che sia qualcosa che rientra la casella. E se potete darmi informazioni invece sul genere, maschio o femmina, ci sarà modo di farlo, perché mi è utile. Soprattutto mi interessa sapere che classe è. Comunque vedrete che è tutto assolutamente approfondito. Quanto tempo dovrebbero gli studenti? Circa 30-40 minuti, come ritenete il futuro. Complessivamente questa attività richiede un'ora. La spiegazione. Allora, sono stati delle analisi aggregate dei dati, possono essere per dei dati passati, sono già stati pubblicati, ma non c'è nulla, neanche le scuole sono nominate, per esempio. No, neanche le scuole sono nominate. Voi avrete una discussione e i ragazzi avranno una discussione. Cioè, quando, scusate, questo... Ciao, no, certo, la prima cosa che i studenti vi chiederanno a partire dal giorno dopo che fanno sta roba è quanto ho preso? No, alla prossima lezione vi consegnerò anche sostanzialmente dei fogli che sono i test che loro hanno fatto con tutte le risposte, con un commento di ogni risposta, in cui io dal mio punto di vista spiego perché quella risposta è giusta o sbagliata. Sì, allora, a parte presentare un'attività in gruppo,
vi dirò i vostri risultati. Io posso già anticipare che in realtà la siete cavati leggermente, il range di variazione è da 2 a 8 giuste, abbastanza ampio, però almeno abbastanza ampio. La logica che c'è dietro e che sperimenterete anche voi è semplicemente che uno fa gli esercizi individualmente, a quel punto ha una motivazione personale a capire qual era la risposta giusta, questo motiva anche molto a far sì che l'attività gruppi funzioni, perché l'attività gruppi funziona nel momento in cui la gente comincia a discutere fra loro, se sta lì a guardarsi come dei pesci lessi può appuntare quante hanno risposto A, quante hanno risposto B, non va da... quindi diciamo la parte individuale serve anche da volano alla parte di gruppo, però ribadisco, ciascuno lo fa come e quando vuole. L'unico vincolo è chi lo fa per cortesia mi dia i dati entro il 3 di febbraio, perché se no non ve li posso restituire sempre.